Richard Harrison è morto. La scomparsa del vecchio del programma TV Affari di Famiglia è stata annunciata dal figlio, anch'esso volto noto dello show. Richard Benjamin Harrison è morto a 77 anni. Il volto noto della trasmissione televisiva di History Affari di Famiglia, titolo originale Pawn Stars, conosciuto anche con il soprannome di Il Vecchio, si è spento oggi, lunedì 25 giugno. A dare la triste notizia via social è stato il figlio Rick Harrison, anch'esso protagonista dello show con il padre. Se n'è andato stamattina circondato da coloro che amava. Mancherà tremendamente alla famiglia, al Team Gold e Silver Pan, e a tutti i fan del mondo intero. Lui è stato il mio eroe, e ho avuto la fortuna di avere un vecchio molto trendy come padre. In un post di qualche ora dopo Rick svela le cause che hanno portato al decesso. Rick Harrison. Ho perso un amico, un padre, un maestro. Il vecchio ha perso la battaglia con il morbo di Parkinson questa mattina. Oggi ho perso un amico, un padre, un maestro e molto altro, scrive Rick sui social. Il vecchio ha perso la battaglia con il morbo di Parkinson questa mattina. Ti amo papà, ci vediamo dall'altra parte. Richard Sen è andato a 77 anni. Nato il 4 marzo 1941 a Lexington, Carolina del Nord, aveva fatto i bagagli negli anni 80, approdando a Las Vegas. Nel 1988 con il figlio Rick mette in piedi il negozio di Penny Gold e Silver Pan Shop. Veterano della Marina Militare statunitense si era ritirato in pensione, godendosi il trionfo televisivo. Aveva una spiccata predilezione per i giocattoli antichi, e per le automobili, oggetti per cui ha nutrito sempre una forte attenzione anche nel suo lavoro commerciale dietro al bancone dei pegni. Custodiva una delle rare Chrysler Imperial del 1966 rimaste in circolazione. Nella versione italiana del programma è stato doppiato da Diego Argente. Affari di famiglia. Piange il suo vecchio. Addio a Richard Harrison. La trasmissione Affari di famiglia ha preso vita nel reale negozio dei Penny Gold e Silver Pan Shop. A gestire l'attività, oltre al compianto Richard e al figlio Rick La Volpe, ci sono Corey Lo Smilso, figlio di Rick e nipote di Richard, e Austin Cunley Russell, amico di Corey. Lo show è tutto giocato sulla valutazione della merce e sulla compravendita. Al successo del format Richard ha contribuito massicciamente grazie alla sua intensa personalità.